Grazie alle tecnologie digitali, al giorno d'oggi può sembrare molto semplice scambiarsi informazioni. Esistono delle situazioni però in cui non basta scambiarsi informazioni, ma è necessario coordinarsi su una visione della realtà condivisa. Ad esempio, in una filiera produttiva o in un ecosistema di aziende che devono collaborare, ciascun attore potrebbe avere la propria versione della realtà, creando problemi nel coordinamento e nella fiducia. Un migliore coordinamento si potrebbe ottenere attraverso la creazione di una singola versione della realtà su cui fare affidamento, la cosiddetta Single Source of Truth. Ma come potrebbe essere gestita questa Single Source of Truth? Ad esempio, attraverso l'introduzione di un intermediario. Potrebbe candidarsi un partecipante del gruppo, ma anche se con un certo peso rischierebbe di non ottenere la fiducia di tutti e potrebbe ottenere un potere troppo rilevante. In alternativa, si potrebbe pensare a un attore terzo ma fidato, come ad esempio un'associazione di categoria o un ente super partes. Ma in questo caso potrebbe essere molto oneroso per quello stesso ente gestire il flusso di informazioni, o semplicemente nessuno potrebbe volersi assumere la responsabilità. Non è quindi così semplice individuare una single source of truth. La presenza di un intermediario potrebbe portare inoltre ad avere un single point of failure, rischiando di minare la resilienza del sistema. E quindi come è possibile risolvere questo problema? Una possibile soluzione potrebbe essere l'utilizzo di tecnologie blockchain e distributed ledger. Le tecnologie distributed ledger permetterebbero di ottenere una single source of truth affidabile senza doverne centralizzare il controllo nelle mani di un singolo attore. Grazie ai meccanismi di consenso da esse implementati, sarebbe così possibile realizzare una Common Source of Truth, una fonte di informazioni decentralizzata, distribuita e condivisa, sulla cui veridicità sono d'accordo tutti i partecipanti all'ecosistema. In questo modo si potrebbe avere un coordinamento più efficiente e sicuro, ma soprattutto senza doverne affidare la responsabilità a un ente terzo. Un miglior modo per gestire lo scambio di informazioni. Tuttavia, non mi sembra una rivoluzione. In realtà, una volta strutturato un sistema di questo tipo, sarebbe possibile fare cose ben più complesse, come ad esempio scambiare valore e creare applicazioni decentralizzate. Le caratteristiche della Common Source of Truth, infatti, si riflettono anche sulle applicazioni che si basano su di essa, impedendo eventuali comportamenti opportunistici di singoli attori. Nel caso di un'applicazione tradizionale, infatti, un singolo attore, colui che la sviluppa, può disporre di essa e tutti gli utenti devono fare affidamento su di lui. Attraverso il Common Knowledge abilitato dalla Common Source of Truth, ogni attore può verificare direttamente il codice utilizzato dall'applicazione, essendo inoltre sicuro che sarà proprio quel codice ad essere eseguito e che è impossibile manometterlo. Ma la Common Source of Truth è quindi una soluzione destinata solo a gruppi chiusi. In realtà, non dobbiamo immaginarci questi ecosistemi come scatole chiuse. Molto spesso, il valore di queste soluzioni si accresce se esse sono accessibili a un gran numero di attori. Essi potrebbero aggiungersi al gruppo iniziale o anche semplicemente usare le applicazioni create sfruttando queste piattaforme, moltiplicando le opportunità di interazione. Inoltre, vari ecosistemi, magari sviluppati in settori differenti, potrebbero trarre ulteriore valore dal comunicare tra di essi, e potenzialmente anche utilizzare un'unica piattaforma che sia aperta a tutti. La tecnologia blockchain abilita quindi la nascita di nuovi ecosistemi e ne aumenta le potenzialità. In questi ecosistemi è possibile scambiare informazioni, trasferire valore e realizzare applicazioni dalle caratteristiche uniche.